un ponte lungo, ma chi sperava di liberarsi definitivamente di ombrelli e maglioncini, lusingato dall'anticipo di estate assaggiato a metà aprile, deve ripensarci. Il meteo non favorisce i bagni di sole, i primi bagni in acqua della stagione, ma comunque assicura una variabilità che permette di godersi questo scampolo di riposo. Un pit stop che rigenera, rilassa, favorisce le visite ai centri storici o anche il dolce far nulla comodamente adagiati sul divano di casa. Un ponte che stimola i viaggiatori e il turismo ed anche il 2016 parrebbe voler confermare il trend in aumento in Veneto. Venezia gettonatissima anche se aumentano le presenze ma diminuiscono le permanenze. Il tutto esaurito si raggiunge al massimo per una notte, un soggiorno mordi e fuggi, vuoi per il poco tempo a disposizione, vuoi per i costi delle stanze che comunque si trovano anche in offerta, persino in laguna. Il sistema di prenotazione e ricerca online questo produce, si può decidere all'ultimo di partire cercando l'occasione, occasione che l'albergatore magari all'ultimo punto mette in rete pur di non avere una stanza vuota. E la nuova frontiera del muoversi in libertà, un meccanismo flessibile, dinamico, capace di cambiare in poche ore, acquistare un biglietto per un treno, prenotare un albergo è come acquistare azioni in borsa. La volatilità rende tutto possibile o impossibile nello spazio di un clic. Quella che non cambia a Venezia è però la tradizione del boccolo, la rosa rossa, simbolo di San Marco.